eccellenza del doppiaggio italiano. E buon pomeriggio, Modena Nerd, fate un po' di casino! Benvenuti, benvenuti qui al palco centrale a Modena Nerd. Chiamerei subito sul palco qui con me Diego di Voci Animate. Ciao Diego, buon pomeriggio. Ciao a tutti. Diego, siamo qua, siamo pronti ad accogliere ufficialmente l'ospite, il primo ospite grande di questo pomeriggio. Lo annunci tu? Lo annunci tu, lo annunciamo insieme. Lo annunciamo insieme. A tre. Uno, due, tre. Ecco voi, Alex Bondidoni! A tutti! Grazie, grazie. Ehi, tutti i miei atti sono al loro posto. Mi sa che mangia solo tecnologia, quindi io non sono nel menù. Mi ha mangiato gli spararagnatele. Oh, adesso è una questione personale. La tua spada potrà anche tagliare qualsiasi materiale, ma è stata forgiata da esseri umani. Non può tagliare un oggetto che è stato creato dagli dèi. Solo giorno, non più rinascere io potrò. Finché il sole domani andrà giù. Un fortissimo applauso a questa prima clip riassuntiva di alcuni dei lavori che hai fatto. Alex, ormai sono diversi anni che ti sei avvicinato al mondo del doppiaggio. Esattamente quando è che è iniziato tutto e come è iniziato tutto? Se ci vuoi raccontare un attimo gli albori della tua carriera. Oh, sono un po' emozionato, siete tantissimi. Allora, sì, ho iniziato, si può dire, intorno ai 4-5 anni. In realtà non so di preciso qual è stata la primissima cosa. Se non erro, io quando ero piccolino, diciamo fin da, veramente ero piccolo, avevo cominciato a fare già qualcosina come attore di presa diretta, nel senso che in alcune fiction ero apparso, e quando avevo 5 anni ho fatto Il bello delle donne, che è una fiction Mediaset di tantissimi anni fa. E come spesso capita in alcune produzioni anche italiane, capita di doversi ridoppiare, cioè doppiare se stessi, perché ci sono problemi di audio, no? Si fanno delle integrazioni al doppiaggio. Molti attori italiani si vanno a ridoppiare, insomma, anche se recitano in italiano. E quindi mi sono trovato nella sala di doppiaggio, insomma, le prime volte per questo motivo. In realtà già frequentavo gli studi di doppiaggio da quando ero in passeggino, perché mio fratello Gabriele Patriarca, che è un altro bravissimo doppiatore, la voce di Neville Paciot di Harry Potter, per dirne uno, e è un bravissimo direttore di doppiaggio, lui ha iniziato prima di me, io ho seguito un po' le sue orme. Ha iniziato a 7 anni e noi abbiamo 7 anni di differenza, quindi lui entrava in sala di doppiaggio, io nascevo. Quindi mia mamma, che lo accompagnava nei vari studi di doppiaggio, spesso portava dietro anche me, perché papà lavorava, e quindi io sono cresciuto tra una sala e l'altra. Quindi ero diventato un po' la mascotte, sai, il bambino piccolo che gira per le sale, e guardavo quello che faceva mio fratello quando doppiava magari i cartoni animati, così mi incantavo, mi sembrava un gioco bellissimo, quindi chiedevo a tutti di provare. Però ovviamente non mi facevano provare quando ero troppo piccolo. Poi verso i 4-5 anni, appunto, qualcuno per gioco mi mise su un trespolo per arrivare all'altezza del leggio, e qualche volta non lo metto neanche adesso perché ancora non sono cresciuto poco. Ma però ecco, e diciamo, videro che ero abbastanza spigliato, portato, perché già avevo capito un po' di meccanismi guardando sempre quello che faceva mio fratello. Avevo già capito che cos'erano gli anelli sono delle parti di scena, no? In gergo, nel doppiaggio si chiamano anelli. Già mi ero messo a sfogliare il copione come se lo padroneggiassi benissimo, anche se ancora non leggevo. Insomma, notarono che ero abbastanza, non mi intimidivo davanti al microfono, quindi hanno cominciato a provare a chiamarmi. Poi di bambini non ce ne sono mai tantissimi, no? E quindi quando serve un bimbo è sempre prezioso avere un bambino che possa fare dei ruoli, appunto, di bambini molto piccoli. E quindi un po' per ridoppiare me stesso in quella fiction, un po' per fare altri prodotti stranieri, mi capitava di fare piccole cose. Poi vabbè,
se volete vi spiego al volo anche quello che è successo. Cioè, mio fratello come ha iniziato? Perché uno si chiede, vabbè, hai seguito tuo fratello, ma tuo fratello a sua volta, noi non avevamo nessuno in famiglia che faceva doppiaggio, spesso è un mestiere che si tramanda, no? Di padre in figlio, come tanti altri mestieri, che essendo molto specifico come mestiere è un po' così. Lui in realtà si è ritrovato a recitare in delle fiction anche lui, ma perché è entrato in questo mondo un po' dello spettacolo, perché a 5 anni partecipò allo Zecchino d'Oro e vinse lo Zecchino d'Oro con la canzone Il coccodrillo come fa. Era mio fratello che a 5 anni cantava il ritornello del coccodrillo come fa. Quindi da lì è partita tutta una cosa di TV e varie cose, e quindi poi si è ritrovato a fare doppiaggio. E tra l'altro noi abbiamo due papà diversi e abbiamo due cognomi diversi, appunto. E mio papà, che era il selezionatore dello Zecchino d'Oro, conobbe mia mamma alle selezioni dello Zecchino d'Oro. Quindi io sono nato grazie al coccodrillo come fa, se no non nascevo. Una cosa, cioè, quella, è un bel retaggio. Se non fosse esistita quella canzone io non sarei nato. Nemo è stato uno dei tuoi primi doppiaggi. Sì, diciamo, protagonista, no? Sì, quello più importante, ecco, forse ancora oggi è l'unico che se la batte con Spider, tu, in importanza. Tu hai, ricordo, proprio per il tuo primissimo turno di doppiaggio. Sì, ho memoria? Sì. Lo sai, no, cioè primissimo non so qual è, non me lo ricordo. O se hai comunque un aneddoto divertente, sicuramente no, ricordo che vabbè, quando ho doppiato Nemo in realtà sembra di fare un po' di tirarsela, però già facevo doppiaggio da 2 anni, perché l'ho fatto quando avevo 7 anni. Però ovviamente per me era sempre un gioco, cioè sembrava di andare, cioè dopo scuola magari altri bambini facevano altre attività, non so, nuoto, altri sport, cose così, e io facevo, cioè mi capitava di stare negli studi di doppiaggio, quindi per me era l'attività extrascolastica ancora, no? Dopo facevo le elementari, e quindi non mi rendevo conto dell'importanza. Certo, quando ho fatto Nemo mi dissero che era un film importante, però comunque venivo trattato giustamente come un bambino, quindi si lavorava giocando, ecco, facevamo pochissime scene per ogni turno, mi dicevano quello che dovevo dire, io lo ripetevo un po' a pappagallo, no? Questo Zingaretti, tu hai avuto l'opportunità di conoscerlo? Zingaretti l'ho conosciuto all'anteprima, in realtà, perché in sala di doppiaggio non ci incontravamo, però all'anteprima lui fu molto carino, insomma, mi prese in braccio, abbiamo forse anche qualche foto insieme. E l'aneddoto divertente è che, ecco, con Nemo forse fu una delle prime volte in cui al cinema risentii la mia voce, insomma, una delle prime volte, avevo appunto 7 anni, forse ne avevo appena fatti 8, perché l'abbiamo doppiato tipo d'estate e è uscito al Natale. I tempi erano diversi, perché una volta doppiavi un film appunto d'estate e usciva a Natale, adesso lo doppi e esce un giorno dopo, è una cosa, è diventato tutto molto veloce. E quindi quando sentii la mia voce sul grande schermo ero contentissimo, ero molto fiero, dicevo a tutti quello sono io, cioè mi vantavo di questa cosa. E un aneddoto divertente in realtà è stato che appunto noi al doppiaggio non è che vediamo tutto il film, molti pensano che ci fanno vedere il film prima e poi andiamo a doppiarlo, no, noi vediamo solo le scene che doppiamo, arriviamo in sala, ci fanno vedere scena per scena e la doppiamo un po' alla volta, quindi è anche un crescere con il personaggio e imparare un po' la storia mano a mano, non ti spoilerano niente, quasi niente. E quando vedi che inizia il film di Nemo, se vi ricordate, c'è purtroppo la mamma di Nemo viene mangiata, insomma, mi dispiace dirvi questa cosa, ho fatto questo spoiler a distanza di 20 anni, e io quella scena non l'avevo mai vista. Quando è iniziato il film, c'è questa cosa brutta, io mi sono messo quasi a piangere, ho detto a mia madre, ma questo non è il film che ho doppiato io, perché non lo riconoscevo, cioè per me il film che avevo visto io mentre doppiavo era tutto allegro, colorato, lì c'era questa cosa, il barracuda che arriva, io mi sono messo quasi a piangere, cioè proprio l'innocenza del bambino che proprio non sa di che cosa sta facendo, era proprio un gioco, e è stato molto bello comunque, ancora oggi è uno dei personaggi a cui sono più affezionato, ovviamente. Ci ha regalato molte emozioni, un applauso, dai. Tra l'altro credo che ancora oggi, nonostante sia proprio il 2003, quindi sì, quasi 20 anni fa, a vederlo è ancora emozionante, cioè c'è una grafica, qualcosa di sì, pazzesco, cioè bellissimo. Si conserva ancora molto bene. Sì. Ma ti volevo fare una domanda inerente ai turni di doppiaggio. Diciamo che con la pandemia è cambiata un po' la situazione, cioè capitava più spesso, mi raccontavi anche quando eri venuto su Bolzano,
infatti avevi detto di doppiaggio contemporaneo insieme, invece ultimamente anche per via della pandemia entrate sì. in sala di doppiaggio e spesso anche non vi incrociate. Questa cosa ha pesato secondo te sulla qualità in generale del doppiaggio? Senti che c'è stato un pre e un post pandemia? Allora, in realtà si stava iniziando ad andare su questo trend già prima della pandemia, perché proprio per un fatto tecnico si preferisce dividere le piste, le tracce, no? Sul programma proprio di ogni personaggio, perché poi quando si va a fare il mix, a sincronizzare, a fare tutto il lavoro di post-produzione delle tracce, è più semplice avere due tracce già scorporate, no? già divise. Quando si doppiava in una sola incisione insieme, capitava che magari uno si parlava sopra, no? Oppure era più complesso, quindi anche per facilitare il lavoro la tecnologia avanza e uno si adegua un po', quindi già si tendeva a farlo. Però magari capitava di fare, che ne so, i turni in sala insieme e poi si incideva separatamente, si registrava separatamente, che comunque era molto divertente perché hai un rapporto con l'attore con cui, cioè col doppiatore con cui ti interfacci, no? Con cui devi recitare, puoi fare la prova, magari la fai insieme e poi incidi separatamente, però c'è un interlocutore. Diciamo che così la qualità non lo so se viene meno, magari no, perché alla fine siamo, cioè, professionisti, sì. Comunque noi dobbiamo stare molto attenti a quello che fa l'originale, non dobbiamo troppo basarci sull'interlocutore, però sicuramente è diventato un po' più alienante, meno divertente, certo. Perché quando si fanno i turni di doppiaggio insieme, io mi sono divertito sempre tantissimo a fare i turni di doppiaggio insieme, e soprattutto quando sei con un altro doppiatore vicino hai anche tanto da imparare, no? Si imparano l'uno dall'altro, anche perché quando ero più piccolo mi capitava di fare turni all'Egio con mostri sacri qualche volta. Magari raramente, però capitava sì con i tuoi coetanei, che comunque era molto divertente, ci divertivamo tantissimo, ma anche con, cioè, vai il turno alle Gio con Marco Mete, cioè lo guardi così e impari soltanto quello. C'è Luca Ward più tardi, mi ricordo limitamente una volta solo ho fatto un turno alle Gio con Luca. E comunque stai lì, rimani incantato, no? E allo stesso tempo c'hai anche un po' d'ansia da prestazione, perché magari ti capita di sbagliare, no? Più volte del dovuto e ti senti in colpa perché stai facendo ritardare il turno, cioè stai facendo ritardare tutto. Però anche quello serve, ti forge, impari un sacco, vedi da vicino come lavorano gli altri, quelli più grandi di te, quindi. A proposito di doppiatori famosi, abbiamo visto doppi Spider-Man anche nella serie animata attuale, no, se no. E vai a sostituire una voce storica che è Stefano Onofre. Sì. Ecco, che emozioni ti dà e che responsabilità? Allora, la cosa divertente è che, allora, in realtà tra me e Stefano Onofre c'è stato anche Davide Perino, che ha fatto la serie animata che era, credo, di Amazing Spider-Man proprio. Sì. E in quella serie io avevo già iniziato a prendere confidenza con i ragni perché doppiavo Miles Morales, e ancora prima di sapere di doppiare Tom Holland in vari film, quindi già era figo quello per me, era figo, doppio. Sono lo Spider-Man. E vabbè, ovviamente prendere l'eredità di Stefano Onofri e di Davide Perino e poter doppiare questo personaggio anche in versione animata, cioè è fighissimo, perché comunque è un modo leggermente diverso, no? di doppiarlo, però sul cartone posso spizzarirmi molto di più, simpatico. Essere, ecco, più dinamico, più simpatico, molto umorismo. Anche nei film c'è l'umorismo, però c'è più anche la parte impacciata di Peter Parker, no? Anche impacciata o drammatica, no? in certi casi. Potremmo dire il cartone è tutto molto fresco e molto divertente. Anche se parla a raffica sul cartone, anche l'originale, e delle volte c'è veramente delle tiratone enormi da dire, tutte di fila, tutte velocissime. Era sempre abbastanza tosta fare questi tipi di turni di doppiaggio, però bellissimo, divertente. Cioè, sei praticamente uno degli autori del multiverso del doppiaggio, avendo. Sì, infatti no, poi succedono spesso cose curiose, no? Perché spesso ci ritroviamo a fare personaggi che si incontrano. Spesso magari Marco Vivio con Captain America. Esatto. O come in Vizia Ghianzante, che ha doppiato nello stesso film due personaggi che si parlano e si rispondono, cioè Rocket e Occhio di Falco. Però accadono queste cose. Però diciamo che quando non sono cose così scabrose come parlarsi e rispondersi, che non è facile, è molto divertente. Allora, prima di lanciare la prossima clip, ho ancora una domanda veloce. In Onward vai a doppiare un personaggio che nell'originale ha la voce di Tom Holland. Com'è Tom Holland come doppiatore? Beh, per loro è un po' diverso perché non vanno
che io sappia almeno, poi non vorrei sbagliarmi, però da quello che so loro non vanno a doppiare quello che vedono, ma loro recitano, fanno un live acting, cioè un live acting, fanno insomma un voice acting, ecco, e quindi recitano così a vuoto e poi viene costruito un po' tutto intorno a quelle battute registrate. Quindi loro hanno sicuramente un canovaccio, magari dei disegni, molto spesso delle bozze quasi fumettistiche, e poi mi saluta. E poi vanno a recitare e dopo si costruisce tutto intorno. Noi ovviamente facciamo l'inverso, cioè andiamo a doppiare su qualcosa che già c'è. Però no, è fighissimo, diciamo che ancora di più ho dovuto intonarmi molto alla sua tonalità, che in questo film in particolar modo è molto acuta, perché comunque fa. Già lui è molto acuto di suo, però qui fa proprio il ragazzino un po' innocente, un po' appunto. Un po' un Peter Parker in qualche modo. È stato bello, allora, la cosa più bella di aver fatto Tom Holland insomma in Spider-Man è che poi dopo sto riuscendo a portarmelo dietro, cioè a andargli dietro in tutti i film che fa. Quindi, ultimamente da quando fa adesso infatti vedremo, quindi lancia lei la prossima clip. Vabbè, come qua, vedete? No, non posso lamentarmi, lei ci prova, è solo che papà era molto meglio. Lo sai che era un eroe di quelli veri? Ha salvato tipo 1 milione di persone. Oh! E ti arrivi, pezzati! Pezzati a me! Basta pezzo! No, no, papà, legge! Siamo un amico grande, con grande soldi! Tipo un mamma soglia! Te l'ho mancato meglio, te! Un Megazord! La mia strada porta al deserto. Ci volete, noi verremo. Cielo è latino, significa cielo. Il diario dice: fidati del tuo compagno, perché uno andrà in cielo e l'altro all'inferno. Quindi se il cielo è lassù, l'inferno sarà qui sotto. Non voglio mattarmi, ma lo farò. Ero negli Avengers. Non conoscete gli Avengers? È una band. Sei in una band? No, non sono in una band. No, gli Avengers sono i più potenti. Non hanno aiuto. Sentite, non è importante, dobbiamo solo concentrarci, fidarci del più unito e coordinare i nostri attacchi, ok? Sì. Avanti, allora, andiamo. Con la pelle d'oca. Bella sta scena. Ci andate al cinema a rivederlo? Con una serie di scene inedite, tra l'altro. Come? Con una serie di scene inedite aggiunte. Sì, ci dovrebbe essere un po' di cose. Io inizio subito con una domanda. Sono quasi tornato in sala per fare delle piccole cose. Sì. È quasi personale. Il Power Ranger blu. Ci hanno preso, nel senso che di solito il Power Ranger blu è quello più intelligente del gruppo, quello più calcolatore. Sì, no, è stato bello. Io da piccolo ero pazzivo per i Power Rangers, lo vedevo sempre, quindi fare il film è stato figo. E mi piace questo personaggio perché inizia, cioè, insomma, è un ragazzo un po' bullizzato, un po' nerd, un po' così. Faccio spesso i nerd un po' impacciatelli, che però poi ecco, diventano eroi e riescono a realizzarsi in quello, no? Magari nell'aiutare gli altri o comunque nell'essere eroi. E fare il blu è stato fighissimo, sì, sì. È stato bello, poi questo attore è molto bravo, mi ci diverto molto, come avete sentito, magari anche con giocare un po' con la voce, con le tonalità, ecco, un po' di stecche, no, nella voce. Megazord, quelle robe lì, che capitano anche in Spagna. Ha inventato il nome sul momento. È bellissimo, infatti, bellissimo. Tra l'altro, a proposito di queste clip che abbiamo visto, secondo me è interessante vedere anche l'evoluzione poi naturale della voce via del timbro. Allora, le primissime cose che avete sentito erano veramente tra i primi, sì, proprio 5 anni. Quello era Neverland, con Johnny Depp, molto bello. E poi il primo era la versione giapponese di The Ring, che poi credo sia, non vorrei dire una cavolata, ma forse è l'originale addirittura, da dove è tratto, non lo so. Sì, è quel che penso io, è il primo. È il primo, Ringu. Sembra Pingu, ma in realtà in ogni caso la domanda era
è anche un po' difficile stare al passo con l'evoluzione della tua voce nel tipo di personaggi che poi ti vengono assegnati? Beh, se hai notato, c'è un po' un buco. Cioè, la voce adolescenziale manca, tra virgolette, nel senso che fino a, hai visto Hancock, quelli lì avevo ancora 10 anni, così. Poi, diciamo, tra i 13 e i 16 ho comunque sempre lavorato, ho fatto cose, però un po' meno, perché avevo una voce, sai, fai il classico cambio di voce, quindi non sanno più se metterti sui piccoli, sui grandi, hai una voce comunque un po' brutta, sai, la classica voce dell'adolescente, quella schiacciata, un po' strana, così. Infatti, ecco, una cosa dove si sente tanto il passaggio da quella voce un po' brutta a una voce un po' più matura è Adventure Time, che l'ho fatto per 7-8 anni, se non erro. E lì l'ho cominciato che avevo proprio 15 anni, tipo. A 300 episodi. Infatti parlavo un po', ehi Jake, un po' così, tutto schiacciato, perché c'avevo quella voce là, non riuscivo a avere molto range vocale. Poi piano piano crescendo è diventata una voce un po' più normale. Infatti non mi piacciono le prime stagioni, mi piace risentirmi. Però in realtà, vabbè, era un ragazzino, quindi ci stava. E, però ecco, in quel periodo mi è capitato molte volte che mi chiamassero per fare, che ne so, il bambino di 12 anni, 15 anni, e ero troppo grande, quindi mi rimandavano a casa. Oppure dicevano, vabbè, sei cresciuto, quindi cioè, fai quello di 16 anni, però ero troppo piccolo. Una volta mi ricordo, io doppiavo Ro di Winnie Pooh, il cangurino, l'ho doppiato da quando appunto avevo 5-6 anni fino ai 13. Facciamo una serie animata su Winnie Pooh, che andava su Disney Channel, quei canali lì, e fino a giugno tipo avevo fatto degli episodi, poi da settembre tornavano gli altri episodi. Io d'estate cambio, cioè mi sveglio una mattina e comincio a non avere voce, dopo due giorni c'avevo un'altra voce, mia madre non mi riconosceva, cioè una cosa brutta, sembrava uno zombie che camminava per casa. E torno in sala per fare i restanti episodi della stagione e non andavo più bene, cioè era proprio un altro personaggio, quindi mi hanno dovuto sostituire. Ho dovuto prendere un bambino più piccolo, perché da che parlavo tutto così, poi parlavo un po' così, una voce strana, che non so rifare. E quindi lì è stato un po' un trauma, perché non sapevo neanche io come utilizzarla. E il percorso è stato lungo, non c'è voluto poco, insomma. Per i maschietti è un po' tosta quella fase. Infatti ci sono anche ragazzi che, arrivando a quella fase di cambio voce, poi il lavoro un po' cala in quel periodo, cioè ti chiamano un po' meno perché appunto non sanno come collocarti e poi magari smettono o comunque non riescono a ripartire molto, è capitato. E crescendo sei diventato la voce ufficiale, si può dire, di Timothy Chalamet, spero di averlo pronunciato. Diciamo di sì, anche se non, diciamo, il concetto di voce ufficiale vale per pochissimi attori, non c'è niente di scritto, sì, ecco, non è che ci, diciamo, confermano sull'attore per tot tempo, tot film. Hai avuto l'opportunità però di conoscerlo? Timothée no, Tom Holland sì. Timothée no, però stavo allo stadio l'altro giorno e lui stava allo stadio a vedere la Roma, però stavo dall'altra parte dello stadio. Cioè, sbagliato tribuno. Non sapevo che fare, sono il tuo doppiatore, che facevo? Stava dalla parte della Lazio. Mi avrebbero arrestato. E quindi no, non sono riuscito ancora a incontrarlo, ma spero di farlo presto. Lui l'ho doppiato quasi sempre, tranne in qualche film, anche recente, però adesso ultimamente sono riuscendo a seguirlo tanto anche lui, è fighissimo. Cioè sono molto fortunato in realtà, perché sicuramente un po' di merito ci sarà, però insomma anche fortunato che la mia voce si incolla bene a tutti e due questi bravissimi attori che sono i più forti di questa generazione, no, di Hollywood. E per Tom Holland hai vinto al Nerd Show di Bologna il premio voce animata. Sì, 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 sì. Come miglior doppiatore. Sì, sì, no, vabbè, con Spider-Man insomma è andato bene. Già dai primi Spider-Man ho vinto parecchi premi e l'ultimo appunto è stato questo di voce animata, che ringrazio tantissimo. E niente, mi ha portato molto bene insomma questo film, questa saga. Spero che continui, ora non si sa niente. Voi pensate che io già sappia qualcosa, perché molti mi dicono, ah, ma tu sai già insomma che succederà adesso, lo ridoppierai. Noi prima di un mese prima dell'uscita di un film non sappiamo nulla. Per questo ultimo, cioè fino a quando è uscito? Sotto Natale, a dicembre, io, noi l'abbiamo doppiato a inizio novembre. Cioè proprio, quindi una volta entrato in sala ho scoperto tutto. In realtà che c'erano gli altri due Spider-Man l'ho scoperto per telefono, perché la persona che hanno fatto, mi hanno, questo era un aneddoto simpatico, e praticamente mi hanno chiamato per dirmi, guarda, torna, c'è Spider-Man, l'ultimo, cioè, No Way Home. Allora devi fare tot righe, tot turni di doppiaggio, sono 11 turni tipo. E va, vabbè, insomma, parla tanto, come al solito, bello.
loro avevano fatto un conteggio di, a seconda di quante battute avevo sul copione, praticamente, in realtà si misura in righe proprio sul copione. Però non avevano ancora visto il film, perché c'erano problemi con il file video, insomma, conversioni e cose varie. Hanno fatto un calcolo solo tramite copione e leggevano, c'era sotto Peter 1, Peter 2 e Peter 3. Ovviamente spesso chi lavora nelle società di doppiaggio non è che sia molto informato poi sui rumors e le cose, perché se fosse capitato a chiunque di voi Peter 1, Peter 2, Peter 3, già sapevate chi erano. Invece loro hanno pensato, questa persona che ha fatto il conteggio ha pensato che fosse sempre Tom Holland, che magari aveva più connessioni, non lo so, non lo sapevo. Quindi mi hanno calcolato le battute di tutti. Dopo un giorno mi chiamano: guarda Alex, scusa, abbiamo fatto un errore, non sono più 11 turni ma sono 9, perché non sei tu, insomma, gli altri Spider-Man, c'eravamo questi tre Peter, in realtà sono gli altri Spider-Man dei vecchi film. Lì è stato un misto di tutti, allora ci stanno, però poi ho pensato: cacchio, devo fare due turni in meno, quindi lavoro di meno, insomma, vabbè, sti cavoli. E poi non me, però diciamo, quando ti levano turni non è mai una cosa buona, perché vuol dire che lavori di meno, quindi, cioè, anche a livello di guadagni è una cosa di meno, però ovviamente non mi ha fregato niente. Però lì di solito quando uno ti dice che ti leva turni, no, è un po' una cosa scabrosa. Invece era per una giusta causa, era una cosa bella, quindi ero contento. Subito ho scritto a Marco Vivo, Lorenzo De Angelis. Di lì a poco abbiamo fatto anche un gruppo su WhatsApp, come hanno fatto gli attori. E anche originali. Un video, giusto, un'intervista tripla avevate fatto. Abbiamo fatto un'intervista tripla e abbiamo il gruppo, si chiama I Tre Peter. molto bello. Ci siamo uniti ancora di più, già ci conoscevamo bene ovviamente, però è stata una bella amicizia. E per prendere la strada che ci porterà alle tue performance, tu ti ricordi di essere stato il sindaco di Scasazza? Certo, cosa ricordi di questo passato di Nino Frassica? Sì, vabbè, Nino Frassica è stato il mio papà televisivo, nel senso che dai 4 ai 15 anni mi ha portato in tutte le trasmissioni possibili e immaginabili, teatri, insomma, un sacco di cose. Mi coinvolgeva sempre nei suoi sketch, no? Molto carini. Ho fatto con lui appunto un Sanremo, lo Zecchino d'Oro, i migliori anni con Carlo Conti, insomma tantissime cose in Rai. E lì a Sanremo fu un successore, era l'anno di Nemo, quello era stato un anno fortunato, ho fatto tante cose belle e stavo a Sanremo, facevo questo finto sindaco di 7 anni che ripeteva a Parpardella sempre lo stesso sindaco, era una cosa simpatica che in realtà c'aveva sempre una certa vena, insomma, satirica, perché comunque anche i politici anche di odierni ripetono sempre le stesse cose a Pappardella, e quindi lui mi toccava la spalla e io ripetevo. E fu un'esperienza bellissima, perché Sanremo, insomma, un bambino piccolo, no? E ho incontrato un sacco di cantanti, andavo in giro con il quadernino per far fare gli autografi da tutti, è stato molto bello. E poi vabbè, diciamo, mi sono più concentrato sul doppiaggio e sulla musica, che è un'altra delle mie passioni. Ho lasciato un pochino la televisione e la recitazione dal vivo. Senti, ieri abbiamo avuto come ospite qui Angelo Maggi, che fa parte chiaramente di una generazione, lui si definisce appunto il doppiatore più di stampo attoriale. Volevo chiederti... Lui viene dall'essere prima attore, esatto, che doppiatore. Esattamente. Volevo chiederti, oggi capita sempre più spesso che anche in diversi film magari al doppiaggio vengono collocati degli influencer o comunque delle personalità che non vengono necessariamente dal mondo del cinema. Se te la senti di sbilanciarti, su cosa ne pensi di questo aspetto? Cioè dell'evoluzione di quelli che sono le origini? Secondo me è una merda! No, scherzo. allora, no, ci sono... Bisogna fare tutta l'erba un fascio, nel senso che sono operazioni di marketing, come tutti sappiamo, quindi si mettono dei nomi per cercare di portare più pubblico, per cercare di emulare un qualcosa che viene fatto anche fuori, nel senso che spesso anche succede soprattutto nei film d'animazione spesso si mettono dei nomi importanti. Il problema è che in America tutti sanno fare tutto, i cantanti sanno recitare, gli attori sanno cantare, in Italia non sempre tutti sanno fare tutto, quindi si fanno delle operazioni un po' particolari. Più che altro, allora, diciamo che mi piace quando viene fatto qualcosa con cognizione di causa, magari, ecco, che ne so, è capitato a un mio amico Gianluca Gazzoli, che è un giornalista, fa radio, ha doppiato nell'ultimo Space Jam, ha fatto un radiocronista, no? Lui che viene dal mondo del basket. Cioè, ha fatto una cosa inerente a quello che lui fa, appunto, si è appassionato di basket e si occupa anche di quello.
quando invece si mettono magari il cantante, perché il personaggio canta e poi va a recitare, e ovviamente rovina un film, cioè c'è poco da fare, perché soprattutto perché si sente lo stacco con i doppiatori che parlano e gli risponde uno che parla male, cioè. Quindi bisogna fare le cose, magari, ecco, non dare magari i ruoli principali. Molte volte capita, ad esempio in Onward è capitato che, per fortuna, grazie a Massimiliano Manfredi, il direttore di doppiaggio, che è anche la voce di Thor, che si è incontrato, hanno confermato me e Andrea Mete sui protagonisti, perché appunto in originale erano Tom Holland e Chris Pratt. Però diciamo i talent, quelli che chiamiamo talent, che sono i VIP, no, di turno, hanno fatto i personaggi un po' di contorno. C'era Sabrina Ferilli che faceva la mamma, che comunque era un'attrice, infatti se l'è cavata egregiamente, e poi i vari youtuber e gente insomma esterna a questo ambiente hanno fatto dei piccoli ruoli, e lì ci sta, è un cameo, quindi lì mi piace, cioè lo accetto e ci sta. Quando si fanno proprio il protagonista, che lo senti per tutto il film, chiaramente poi non tutti magari se ne accorgono, però credo che adesso ormai il pubblico sia molto allenato a sentire, a capire, no, quando una cosa è fatta bene e una cosa è fatta meno bene. Poi, per carità, talent o no, esistono anche tanti doppiaggi di serie TV al giorno d'oggi, sono fatti male, purtroppo, e anche fatti da doppiatori professionisti, ma con la mano sinistra, diciamo, un po' velocemente, un po' colpa un po' forse anche della frenesia dei tempi, purtroppo sì, quindi capita anche quello, purtroppo noi ce ne mettiamo tutto, purtroppo molto spesso non è colpa degli addetti ai lavori, ma è colpa di chi da sopra impone dei ritmi un po' frenetici, per cui se prima tu in un mese facevi un film, quindi facevi poco alla volta e curavi tutto, ogni scena veniva rifatta 20 volte, 30 volte, come sto lavorando anche adesso sto lavorando all'altro, posso dire, insomma, al film nuovo con Timothée Chalamet, e quello si fa, cioè le cose vengono curate, ogni scena. Se io su 10 battute ne sbaglio la finale, ne sbaglio l'ultima, si rifà tutto da capo, cioè proprio è lenta la cosa, bisogna prendere i pezzi giusti e rifare tante volte le cose. Molte volte alcuni film vengono doppiati velocemente, serie TV non ne parliamo, si fanno 5-6 episodi in un turno di doppiaggio, cioè è una cosa folle. Quindi dobbiamo essere subito performanti, ci si accontenta di un risultato molto buono, ma potrebbe essere sempre meglio, quindi purtroppo va così. Per aumentare la qualità, sarebbe utile tornare magari a doppiare anche parti solo del film insieme, invece che in colonna separata, per far passare le emozioni. Sicuramente sì, sicuramente sì. Sicuramente farebbe bene a tutti, insomma, anche proprio al doppiatore in sé, che non si sente troppo alienato a stare lì da solo a macinare righe su righe su righe. Diventiamo a volte quasi delle macchinette, no, che parlano, basta che dici la battuta pulita che si capisce, poi magari la potevi recitare meglio, non fa niente. Purtroppo in tanti casi è così, c'è ancora qualcuno che ci tiene e quindi si riesce a lavorare bene. Però ecco, purtroppo io me ne accorgo, perché quando vedo che sto a leggere e lavoro bene, che ho la possibilità di rifare le cose, anche di piacermi di più, no? Perché molte volte quando fai le cose veloci neanche ti piaci, però va bene a loro, ok, ciao, poi ti vai a risentire, non sei neanche troppo soddisfatto. Quando lavoro bene dico, cazzo, che bello questo lavoro, cioè è bellissimo, se non ti annoi mai, puoi fare un turno anche di 3 ore in cui non ti fermi, fai 5 minuti di pausa, manco per un caffè, non ti stanchi. Quando invece macini righe, basta che dici bene, ti stanchi di più. Quindi non c'è molto rapporto umano, non c'è, perché bisogna correre. Purtroppo questo è imposto dalle varie piattaforme, che ovviamente devono far uscire 10 cose al giorno, quindi è una catena di montaggio è diventata. Però questo mestiere ha un lato artistico importante, cioè stiamo cercando di preservarlo in tutti i modi, speriamo che ci si riesca sempre di più. E noi siamo anche molto curiosi di ascoltarlo, questo lato artistico, giusto Alex? Sì, perché sì, mi dicono dalla regia che... Proviamo a fare un esperimento, diciamo. Proviamo a fare un esperimento, un doppiaggio in live? Sì, vi faccio vedere come più o meno... No, cioè, in realtà non si fa come lo farò qui sul palco, è molto più complesso. Però ci divertiamo a ridoppiare qualche scena che conoscete dal vivo, così. Vediamo se riesco ad emozionarvi anche qui. Dai, però mi metto... Allora, aspetta, stoppiamo un attimo. Allora, vabbè, posso fare una drammatica o no? Sei Stark? Hey! Sei Stark? Can you hear me? It's Peter. We won.
Mrs. Stark. Did you want Mrs. Stark? What he did, sir, he did. I'm sorry, Tony. È andata così. Ho visto tutti col telefono giù, poi tutti insieme. Bellissimo. Vabbè, proviamoci, dai. Un attimo che entro nella... Signor Stark. Ehi. Signor Stark, mi sente? Sono Peter. Abbiamo vinto, signor Stark. Abbiamo vinto, signor Stark. Abbiamo vinto, ce l'ha fatta, signore. Mi dispiace, Tommy. Bravo! Grande! Grazie. Ti è mai capitato di farlo davanti a così tanta gente? Così tanta no. A qualcuno sì, ma non così. Wow. Beh, queste scene, devo dire, anche in sala di doppiaggio la lacrimuccia è scesa. Qua e con Sia May, vabbè. Però mi, non so, mi metto... Allora, aspetta, stoppiamo un attimo. Allora, vabbè, mi metto in piedi perché da seduta non sono... Oddio, cioè posso farlo anche da seduto, ma metto di lato perché devo vedere la scena. Cioè il foglietto, scusate. Allora, vi faccio vedere prima la scena in lingua originale. Come avete visto faccio una cosetta di Adventure Time. Ma la sentiamo in lingua originale, che è quello che facciamo noi in sala. Ovviamente poi per alcuni prodotti le ascoltiamo una o due volte e si incide. Per altri si ascoltano 3, 4, 5 volte, perché bisogna essere molto fedeli all'originale. E poi faccio sentire com'è doppiata, insomma. Quindi mandiamo la clip di Adventure Time in inglese. I'm a genius. You have offended my honor, sir. And in so doing, you have awoken the pranking demon that sleeps in my pit. The demon is coming for you, mortal. It is going to prank you so hard. Whatever. I'm going to take a day-long nap. Ok, questa era la clip in inglese. Scusate, bevo un po' d'acqua perché c'ho la bocca alla mano. Capita anche questo, infatti. Bisognerebbe evitare di mangiare alcune cose, tipo cioccolata. Ho mangiato giusto una ciambella con la Nutella prima di salire sul palco, quindi mi impiccerò sicuramente. E un secondo... Ti facciamo un forte applauso intanto che bevo un po' d'acqua. Oh, finalmente un po' di calore. Allora, quello che succede in sala in realtà è, si sta a leggere, ovviamente ci abbiamo in cuffia la lingua originale, e quindi parliamo sopra l'originale. In sala è tutto silenzioso, ti si sente solo a te davanti al microfono, però noi in cuffia abbiamo il riferimento, perché soprattutto quando si abbassano gli occhi per leggere non impariamo le cose a memoria perché ci troviamo già lì al momento a fare tutto. Quando abbassi gli occhi almeno c'hai un riferimento. In questo caso non ce l'ho, però, perché abbiamo voluto semplificare un po' le cose, quindi potrei andare anche fuori sync, però abbiate pietà di me. Proviamo, dai. No, lo scherzo del burro! Ci sono cascato con un vecchio gambero! Sì, lo so, è stato geniale! Signore, lei ha offeso il mio sacro onore e così facendo ha risvegliato il demone dello scherzo sopito dentro di me! Il demone verrà a prenderla mortale e la furia del mio scherzo sarà una cosa infernale! Intanto vado a farmi un sonnellino. Questa è andata! Ce ne sono altre. Questo era facile, perché il cartone è un po' più facile da fare, eh. Ci sono meno facce da seguire, meno micro espressioni da seguire, quindi. Meno labbra. Era la parte più facile. C'ho l'ansia però a farlo davanti al pubblico, perché noi siamo in una sala buia, ovviamente, no? E... poche persone, tutto molto intimo.
Infatti molti doppiatori, io mi sono, avendo fatto tanta TV da piccolo, tante cose, sono un po' più, a Roma dico, scacciato, però molti doppiatori sono intimiditi magari, no, da fare una cosa già in pubblico, perché ovviamente siamo abituati a tutt'altro, a non apparire, a non... Infatti non so se qualcuno vede i miei video a volte magari sui social in cui ridoppio delle scene. Quando mi rivedo, per la prima volta ho rivisto le facce che faccio mentre doppio, mi faccio schifo, mi sembro un cretino. Ho tutte facce strane, che non sono per niente uguali a quelle dell'attore, sono molto più belle, però poi non so come rendono, cioè il suono rende, la faccia no. E, comunque, proviamo a fare... Dai, facciamo l'arrivo di Spider-Man per la prima volta in Civil War. La vediamo in originale. Quindi Civil War... On the roof! Nice job, kid. Thanks. Well, I could have still landing a little better. It's just a new suit. Wait, it's nothing. Mrs. Stark, it's perfect. Thank you. Captain? Big fan of Spider-Man? Yeah, we'll talk about it later. Just... Hey, everyone. Good job. Okay. Proviamo. Ripartiamo, scusa se possiamo alzare poco il volume. Grazie. Va bene, ho finito la scusa. Memoraglia. Ottimo, ragazzo. Grazie, l'atterraggio poteva venire meglio, è solo che il costume nuovo... no, niente, signor Stark, è perfetto, grazie. Capitano, grande fan, sono Spider-Man. Sì, ne parleremo. Ciao a tutti. Bello. Non si vedeva la bocca. Mica scemo, ho scelto tutte facili. Tra l'altro, sul fatto del non si vede la bocca, tu avevi un aneddoto inerente al ciurro, giusto da raccontare? Quella del ciurro. Basta che racconti l'aneddoto senza fare la scena. Volendo la possiamo anche fare, però. La però non garantisco. La voglio. Facciamo quella del ciurro, dai. Facciamo quella del ciurro. Questo è difficile perché non sentendo l'originale, cioè non si vede quasi per niente la boccia, si vede ma è lontana, quindi farò un disastro, però ci provo. Vediamola in originale sempre, la scena del ciurro, avete presente qual è? No. Bella telefonata. Hey Happy, here's my report for tonight. I stopped to rent this bicycle, couldn't find the owner, so I just left a note. Happy lost called the medical lady. She was really nice, she bought me a churro. I'm just dumb. I feel like I could be doing more. You know, I'm just curious what my next real mission is going to be. Chess, call me back. It's Peter. Parker. Why would I tell him about the churro? Okay. Forse questa... Adesso... tagliamo qui. Volendo. Grazie. Cioè, grazie, non ero io, quindi grazie di più. Bravo a Tom Holland, un bel applauso a Tom Holland, ragazzo alle prime armi che si fa. Allora, questo è difficile, parca pupazza. L'aneddoto è questo, che quando ho fatto questa scena, adesso io lo riproporrò finto il mangiare, però non viene mai bene come se lo fai veramente. In questa scena Marco Guadagno, il direttore di doppiaggio, mi ha fatto comprare il cornetto, quello confezionato alla macchinetta, al distributore dentro la sala di doppiaggio, e quindi per rendere questa mangiata io ho dovuto proprio dare il morso quando lo dà lui e parlare con la bocca piena. L'ho rifatta qualche volta perché una volta era troppo, una volta non si capiva niente, una volta era troppo poco, però alla fine il risultato è molto reale, molto realistico. Ti è venuto il diabete? La cosa bella è che a forza di rifarlo ha mangiato due cornetti, così un secondo. Però mi piacevano, quindi poi gli ho chiesto, ma lo possiamo rifare? Anche se in realtà sono quei cornetti con la cioccolata un po' chimica, non so se avete presente. Vabbè, quindi ci provo, adesso lo faccio finto, vediamo che succede. Porca miseria. Il mio rapporto, ho sventato il furto aggravato di una bici e ho lasciato un biglietto per il proprietario. Ho aiutato una signora dominicana che si era persa, è stata gentile, mi ha comprato un ciurro, solo che sento di poter fare di più. Volevo sapere quando ci sarà la nostra prossima missione.
volevo... perciò richiamami. Sono Peter Parker. Perché gli ho detto del ciurro? Facciamo l'ultima, anche se siamo un po' stretti, forse quasi mai faccio un pezzo solo. Facciamo. Dai, facciamo l'ultima così piangiamo tutti insieme. Però non si sa qual è, perché tanto con Spider-Man si piange ogni film. E facciamo e con sia meglio. Lì è ancora peggio. Questa vostra capacità di trasferire le emozioni in un attimo, no? Allora, vi svelo una cosa al volo, nel senso, molte volte si pensa che queste scene siano, cioè, sono complicate, per carità, piangere non è affatto facile, però molte volte uno pensa che piangere, fare la scena con il pianto in gola è più difficile, in realtà io lo trovo più difficile fare una cosa magari molto, una risata molto, molto grossa, cioè le scene col pianto non so perché mi vengono subito, questa l'abbiamo rifatta credo due volte, una volta perché ho sbagliato una cosa di sync e poi l'abbiamo fatta subito bene, magari invece le rifaccio mille volte le cose più semplici, no? Anche perché molte volte è più difficile magari dire un sì, un no, una piccola sì, una parola che magari sono poche sillabe in cui però c'è dentro tanta carica emotiva, no? Lì è difficile in poco spazio far trasparire le emozioni, invece un discorso più ampio, in una battuta più lunga è più semplice, hai più punti, no? dove enfatizzare. Quindi in realtà molte volte le cose che mi sembrano più facili sono quelle più complesse. Cioè ci sono delle volte veramente anche un semplice sì, sì, lo rifai 20 volte perché non è mai preciso come lo dovresti fare. Quindi è un lavoro particolare, veramente. Sì, no? Esatto. E da quella, cioè da una vocale proprio, devi far capire quello che hai dentro, no? Che ha dentro il personaggio. Questo vuol dire che quando noi sentiamo forte questa emozione ci hai trasferito un po' della tua, non per Spider-Man. Beh sì, cioè allora noi cerchiamo sempre di fare quello che fa l'originale, no? Quindi è un servizio che facciamo all'attore originale, cerchiamo di intonarci a lui, fare quello che fa lui, però ovviamente c'è sempre un po' del tuo, no? Un po' del tuo ce lo metti sempre. Non è mai preciso, anche perché sarebbe neanche giusto, sennò sarebbe veramente una cosa artificiale rifare esattamente quello, cioè ci si intona e tutto, però è una reinterpretazione comunque, no? È una nuova versione, la versione italiana, se è la versione italiana perché è una versione nuova, come se fai una versione diversa di un romanzo che magari c'è qualche parola diversa perché c'è una traduzione diversa, un adattamento diverso, quindi comunque bisogna metterci del proprio. E quindi insomma sono contento poi perché questo personaggio è piaciuto a tanti e io ci ho messo molto del mio, quindi insomma è una soddisfazione anche per me, ecco, sapere che qualcuno si emoziona sentendo una scena del genere. Non ci rimane altro che sperare di rivederti anche magari nei prossimi film. Speriamo presto, legati al personaggio. Sì. Senti Alex, il tempo purtroppo è abbastanza tiranno, quindi dobbiamo passare invece a un altro dei tuoi talenti, che è quello legato al mondo della musica. Sì. Volevo solo chiedere al volo come ti sei avvicinato a questo mondo. Io da piccolo ho sempre cantato, mio papà è un musicista, un compositore, quindi è nato tutto parallelamente anche al doppiaggio, forse anche prima. La cosa bella è che a volte mi capita anche di fare doppiaggio cantato, no? Di cantare le parti di alcuni personaggi che doppio, quindi è bello unire le due cose. E da qualche anno faccio uscire delle mie canzoni, dei miei singoli, ho un progetto musicale, a volte mi esibisco in giro per l'Italia, insomma. E quindi niente, mi piaceva farvi sentire qualcosina di mio. Abbiamo poco tempo, ma è stato giusto così perché siamo qui per parlare soprattutto di doppiaggio. Quindi, però, insomma, spero vi faccia piacere ascoltare un mio pezzo. Assolutamente, devo decidere quale fare. Siamo e lasciamo il palco. Dovresti avere la stalina. Vabbè, faccio il mio cavallo di battaglia, dai, che si intitola Va tutto bene. Ok. È il mio primo singolo in realtà che ho scritto, non è recentissimo, 2016, però. 2016 se non sbaglio. Sì? Sì, 2016, bravo, mazza, lo sai meglio di me. È l'unica cosa che mi sono scritto in questa cartellina vuota, no? Il passo è tuo.
Allora, questo è un ukulele che mi accompagna sempre nelle mie performance. Vabbè, faccio questo pezzo che tra quelli miei, diciamo, è comunque un po' più coinvolgente. E io faccio pezzi a volte anche un po' simpatici, un po' umoristici. Questo è, non è umoristico, però è bello dinamico e mi piace molto. E si intitola tutto bene, è di buon auspicio, insomma, parla di un amore tormentato, ma in realtà si può, ecco, ci potete ritrovare per tante altre occasioni. Molte persone mi hanno detto che, insomma, l'hanno collegata a tante altre occasioni della vita, e ve la faccio ascoltare, la imparerete subito, quindi cantate con me, grazie. A mille sassi nelle tasche che pesano come macigni e sedi, grigni dente, sente che restano i segni, qualcosa si sta per rompere. Non è lecito sapere se dico parole vere o reagito senza tremare, perché è il mio mestiere darla bene e far sparire ogni disagio, sorridere e sembrare di essere sempre a mio agio. Si vive male, ma che alternativa c'è? Non serve piangersi addosso e rassegnarsi, bisogna vivere e non penassi mai. Bisogna fare finta che va sempre tutto bene, yeah, va tutto bene, yeah, va tutto bene, oh. Un distacco troppo vinto che fa male, nel frattempo nel profondo, senza di te il mondo non è tutto mondo, no. Non cancello l'abitudine dal mio cervello, il cuore su un'incudine, piuttosto da un martello e batte forte, io spero nella sorte. Portoni che si apriranno mille porte, ma non sono sicuro che sia poi quello che voglio. Potrei trovare un muro e non riuscire ad uscire da questo foglio. Andavo come Conan per trovare la porta, lotto come Nine Colan per segnare quella porta. Capirò che tu sei l'unica vittoria, non resta scelta, io devo ritornare alla mia storia. Nessun'altra esperienza, non ci vuole una scienza, no, per capire che non possiamo stare senza supportarci, sopportarci tra mille tracce. Ho bisogno del tuo sogno, ti voglio pensarci. Si vive male, ma che alternativa c'è? Non serve piangersi addosso e rassegnarsi, bisogna vivere e non frenarsi mai. Bisogna fare finta che va sempre tutto bene, yeah, va tutto bene, yeah, va tutto bene, oh, yeah, man. Yeah, va tutto bene, yeah, va tutto bene, bravi, oh. E dopo tutto questo nei miei occhi è buio, questo provo a guardarmi intorno ma non ci riesco, forse è presto, mischio le carte e pesco, cerco di cuori un asso, ma prendo solo brutte carte da scartare, non voglio più giocare, non voglio più parlare, non voglio pensare che tu possa già dimenticare, ho deciso di sorridere ma non è uguale, la mia maschera serve a nascondere quanto sto male, sono consapevole che sempre si può rimediare, non sono colpevole ma ho sempre dato troppo amore, diceva bene il cantautore, prendi e tratta la male, allora sì, vedrai che ti amerà. Spero nel ritorno di fiamma, spero di aver lasciato sul tuo cuore il mio stemma. Noi ci siamo promessi un futuro, non voglio che tutto crolli, se la notte avrai paura io sarò lì. Si vive male, ma che alternativa c'è? Non serve piangersi addosso e rassegnarsi, bisogna vivere e non frenarsi mai. Bisogna fare finta che va sempre tutto bene, yeah, va tutto bene, yeah, va tutto bene, oh, yeah, va tutto bene, yeah, va tutto bene, oh, insieme, vai con le mani, si vive male. Non serve piangersi addosso e rassegnarsi, bisogna vivere e non frenarsi mai, bisogna fare finta che vada sempre tutto bene, che vuoi? E va tutto bene, yeah, va tutto bene, oh, insieme con te, yeah, va tutto bene, yeah.
grazie. Va tutto bene. Grandissimo applauso ad Alex Pugliari. Grazie mille. Grazie, 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 grazie. Grazie mille. Grandissimo. Grazie Alex. Se volete ascoltare tutte le mie canzoni, insomma, le trovate su YouTube, Spotify e tutto quello che volete, tutte le piattaforme, e niente, ci tengo molto, insomma, per me la passione per la musica va di pari passo col doppiaggio e cercherò di portarla avanti sempre, quindi grazie mille per questo supporto, gentilissimo, grazie. Un'ultima cosa importantissima, Matteo, vieni pure sul palco, facciamo tutti quanti una bella foto, quindi tirate su le mani, venite tutti quanti a fare una foto di rito per ricordare questo momento. Le mani su, mi raccomando. Ok, foto fatta, grazie. Grazie ragazzi, grazie a tutti.